che è tutto in pompa. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, siamo su GTA 5 Online, è uscito il Bombushka, finalmente l'hanno fatto uscire, visto che la Rockstar cambia le date, e hanno fatto uscire anche la nuova competizione Bombushka Run, che poi magari l'andremo a provare insieme in un altro video o magari in live. Oh, ragazzuoli, andiamo sul Warstock e possiamo trovare, ragazzi, il Bombushka qui. Costa tantissimo, con lo sconto 4.450.000 e senza sconto 5.918.000 dollari e 500. Raga, costa tanto, abbastanza, quindi se volete comprarlo con lo sconto, fate le missioni, quelle dell'hangar, eccetera eccetera. Poi raga, hanno messo altri vari sconti, eccetera. Allora raga, io l'ho comprato, me l'ha spawnato qua, occupa tanto, cioè guardate quanto è grande, tipo un Titan, ecco, diciamo così, forse anche più grande. Ma è molto bello di estetica, guardate le eliche rosse e nere. Lo andremo a modificare tutto, vediamo cosa abbiamo disponibile. E dovrebbe, si dovrebbe andare dietro anche, come abbiamo visto su PC, eccetera eccetera. Infatti vedete lì si va dietro, però devo capire un attimo come funziona. Allora, modifichiamo il veicolo prima. Armature, tutto al massimo. Contromisure, ah, sempre le classiche, mettiamo shaft, ecco. Motori al massimo, manovrabilità, mettiamo da gara, perché questo qua è pesantissimo. Guardate raga le torrette sopra, spettacolo. Livrea, allora, vediamo cosa abbiamo. Aquila bianca addirittura. No, vabbè, a me piace quella con la bocca di squalo. Ah, poi c'è Bombushka, con la stella. Minchia, anche questa è bella, però raga io voglio quella con la bocca dello squalo, perché secondo me è fantastica. Verniciature, raga, lo andiamo a fare tamarro, lo mettiamo verde lime, anzi vediamo il colore crew, c'è, sì. Lo guardate raga, il colore crew con la bocca qua ci sta. Secondario dovrebbe essere la parte grigia di sotto, lo voglio far nero, ecco, infatti, e ci sta raga, guardate, ci sta tanto. Ah, addirittura c'è i cannoni sotto, non li avevo visti ancora, non li avevo ancora visti. Allora ci mettiamo il nero come abbiamo detto. Poi propulsione la mettiamo, che sarebbe quella delle altre aerei, sì, la stessa. Armi, vediamo, bombe, mettiamo, non lo so, mettiamo l'esplosivo questa volta. Torrette frontali, ci sono i cannoni esplosivi e ci sta, ma costano tantissimo raga. Torrette posteriori, ah, sono le stesse, sempre cannoni esplosivi, dai, mettiamo così, buttiamo proprio i soldi. E niente raga, queste sono le modifiche. Devo capire come si fa ad andare dietro, devo un attimo capire. Esci dall'hangar, vediamo un attimo anche come vola e capire anche come funziona il fatto che si va dietro, perché non l'ho capito ancora raga. Ok, allora vediamo, è pesante, beh, lo shaft sì, molto pesante raga, però con il fatto del propulsore dietro ci permette di volare molto velocemente. Vabbè, il vano di bombe. Allora, raga, non mi fa sparare perché giustamente servono le persone che devono andare dietro a usare i cannoni, quindi noi non possiamo fare niente a meno che aprire il vano di bombe, guardate, e sganciare le bombe tranquillamente, vedete? Quindi devo capire come si fa ad andare dietro, perché prima non mi usciva nulla per andare dietro, visto che vabbè, cioè non l'ho provato prima l'aereo, lo sto provando insieme a voi, quindi non so ancora come funziona. Ora cerchiamo un attimo di atterrare. Allora raga, questo è l'interno, ve lo faccio vedere. Vedete, si va dietro, però non capisco come, devo capire un attimo. Ah, da qua si esce tranquillamente. Vedete raga, c'è il dietro lì, c'è lì, c'è tutto il dietro esplorabile. Devo capire come funziona. Se tengo premuto triangolo, vediamo che succede. Niente, non va dietro. Va solo qui. Devo capire se c'è un'altra entrata. Però ci sta, come aereo. Vediamo qua dietro se sta qualche portellone. No, non mi sembra un portellone questo. Tutto chiuso. Ragazzi, non so proprio come entrare dietro. Non mi esce nessun pulsante da premere, per dire tipo premi per andare indietro, per comandare i computer. Perché come avete visto ci sono i computer dietro per comandare le torrette, che sono questa di dietro qui e quella davanti. Non so proprio come si fa, forse bisogna stare in più persone. Io mostro da solo, giustamente mi fa andare alla guida, invece il vostro amico lo fa andare dietro, perché così non mi fa entrare, cioè non posso entrare con il, cioè così
mi si arrampica sopra, non riesco proprio a entrare. Vedete, raga, c'è un muro invisibile, non mi fa entrare. Guardate, non mi fa proprio entrare. Però lì dentro, ve l'ho fatto vedere prima, guardate, ci sono praticamente i computer per pilotare le torrette. Secondo me bisogna stare con gli amici, per forza. Perché se tengo premuto il triangolo, se ne va la guida. Da dentro non posso far nulla, mi fa solo guidare. Se premo tasto destro mi fa aprire il portellone dei missili sotto, ma non mi fa fare nient'altro. Niente raga, non so come entrare, scrivetemelo nei commenti. Giustamente ora ho iniziato a giocarci, non mi dice niente per andare dietro. Sicuramente c'è un sistema o forse bisogna stare per forza con gli amici. Perché comunque le torrette le ho comprate, costano un sacco di soldi e bisogna usarle, no? Io non posso fare niente se clicco quadrato, non mi fa selezionare armi perché giustamente devono stare gli amici al computer dietro. Scrivetemi nei commenti come si fa perché non riesco proprio, sto provando in tutti i modi, non ci sono impostazioni che mi fanno andare dietro, ma sicuramente c'è il sistema. Scrivetemi nei commenti come si fa, ditemi se vi piace questo Bombushka. Alex, ci consigli di comprarlo? Non lo so, vi dico la verità, perché è un bestione, costa tantissimo, cioè 6 milioni quasi se non dovete usare lo sconto, più tutte le modifiche arrivate anche a 7, costano troppo le armi, $200,000 e passa a cose. E penso sia utile per cazzeggiare, per bombardare roba, se avete pochi soldi lasciate stare, però comunque è molto bello come aereo, guardate, è molto aggressivo con quella bocca di avanti, ci sta tantissimo. Niente ragazzuoli, per questo videozzo è davvero tutto, vi invito a lasciare un bel mi piace, iscrivetevi al canale e condividete questo video con i vostri amici. Scrivetemi per forza qua sotto nei commenti come si va dietro. Devo capire, non riesco a farlo. Scrivetelo nei commenti perché devo saperlo. Per questo video è tutto, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzoli.